Il passaporto tematico è uno strumento di prevenzione che prevede l'obbligatorietà a partire dai 6 anni degli esami ematici e cardiaci. È una proposta di legge che abbiamo presentato in Parlamento, però noi tentiamo a cambiare la mentalità dei genitori, di chi fa scuola calcio, a far fare questi esami indipendentemente dalla legge, e ci stiamo riuscendo perché sabato sera firmeremo un importante protocollo d'intesa con il centro village di Nocera Inferiore dell'amministratore Eustachio De Piano, perché noi abbiamo bisogno di questi protocolli perché salviamo tante vite. Quindi la prevenzione è fondamentale, questo è il Esatto. grande slogan. Sì. E al convegno ci sarà anche il direttore dell'Avellino, Giorgio Perinetti, ci sarà anche un momento di ricordo dedicato a sua figlia Emanuela. Sì, il direttore Perinetti, ci conosciamo da anni, è stato sempre vicino a questa iniziativa. E purtroppo, la vita riserva queste cose brutte, la perdita di una figlia del direttore. Io l'ho telefonato per invitarlo e per farmi autorizzare al ricordo della figlia Emanuela. Il direttore ha detto di sì, perché si deve parlare di queste cose per evitare altre tragedie, e Certo. quindi con grande entusiasmo lui sarà presente e sarà anche premiato. Gli doneremo un ritratto della figlia realizzato dall'artista Fernando Mangone.